Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati alla seconda stagione dello Speed vs Garage. Oggi, Clio 16 valvole. Debuttò nel 1991. La nuova nata di casa Renault non ci mise molto a sconvolgere il mercato delle compatte sportive. Clio RS del 2010 restyling con il suo 2000 aspirato. Le versioni successive adottarono cubature più piccole e turbo. Quindi possiamo dire che lei è l'ultima della specie. Ma andiamo a provarla in pista. Clio 16 valvole, 135 cavalli, 0-100 in 8 secondi, velocità massima 209 km/h. Esemplare del 1994, acquistata nel dicembre 2020 da Simone. Successivamente smontata e riverniciata in modo eccellente. Un'auto del genere non può rimanere originale. E così sotto il cofano, nuova EEPROM, aspirazione diretta e un meraviglioso scarico completo gruppo A. L'aspetto esteriore trae in inganno perché a primo impatto sembrerebbe la sorella maggiore Williams. E sono proprio di questo modello gli inconfondibili cerchi color oro. Assetto completo e baradome anteriore. In più, gli specchi retrovisori in carbonio riescono a dare un'immagine prettamente realistica. Il proprietario ci ha confessato che ha la passione per la Clio fin da bambino e come sappiamo su auto come queste non si finisce mai e ben presto ci saranno nuovi aggiornamenti tecnici per portare il divertimento a livelli estremi. Clio 16 valvole, 203 cavalli, 0-100 in 6,9 secondi, velocità massima 225 km/h. Esemplare del 2010, ma acquistato nel 2015 in Francia, dove era stata vandalizzata e fusa. In Italia è stata completamente riverniciata e il motore rivisto, ma senza elaborazioni estreme. Infatti l'unica differenza è solo la gestione elettronica, un filtro aria sportivo e uno scarico centrale e terminale di una Clio R3. Nel 2022 è stata acquistata da Massimo, che ha la passione per questo modello da sempre, ma senza apportare nessun aggiornamento. Effettivamente il colore bianco non lascia dubbi sulle linee muscolose, che contrastano con i particolari neri e grigi. L'estrattore posteriore con le doppie uscite, impianto frenante Brembo, cerchi da 17 pollici che completano un'immagine intoccabile. Valvole. È un'auto totalmente folle e il divertimento con lei è garantito e lascia alle sue spalle auto molto più costose. Pensare che sono passati quasi 30 anni con il suo interno completamente originale, il suo cruscotto, gli inconfondibili manometri aggiuntivi. L'unica differenza è il pomello del cambio e il volante a calice che sulla Clio è obbligatorio. Al di sotto dei 3500 giri non riesce a tirare fuori tutto il suo potenziale. Le cose cambiano sorpassando questa soglia. Allora l'accelerazione diventa energica con una bella coppia e un tiro fino a 7500 giri. Quindi parliamo di una potenza costante, gestibile e un sound pazzesco. Il cambio ha un'escursione un po' lunga e in ambito sportivo è molto sfavorevole, ma il proprietario già sta provvedendo. Il discorso invece cambia per quanto riguarda la rapportatura, che rende la guida piacevole nell'uso stradale, mentre in pista servirebbe un po' più corta. L'assetto è stato tarato nel modo giusto, un buon compromesso direi. Il rollio è notevolmente ridotto e le curve si riescono a percorrere a velocità elevate, ma soprattutto su tre ruote, senza nessun problema. I freni anteriori sono stati modificati, con dei dischi maggiorati e pinze freno a quattro compagni. Sono molto efficaci e dopo evidenti provocazioni la frenata rimane progressiva e senza nessun affaticamento, permettendo comunque spazi di arresto molto ridotti. Il volante accetta ogni movimento, anche fulmineo nei cambi di direzione. Segue perfettamente le due scelte, permettendo traiettorie molto pulite. Con il lavoro che faccio ho avuto la fortuna nel corso degli anni di provare e possedere auto sportive di ogni genere.
Sono stato il felice possessore di una Clio come questa per ben 4 anni e la rimpiango ancora oggi. Se potessi tornare indietro. Il lavoro svolto da Renault all'interno di questa Clio non è perfetto. Se non fosse per il contagiri con sfondo giallo e la console centrale, diciamo, in effetto carbonio, non sembrerebbe un'auto sportiva. Le cose invece cambiano sedendosi nell'abitacolo. I meravigliosi sedili ti avvolgono completamente con un contenimento degno di un'auto da gara. Il motore ha una coppia consistente, ma con un range abbastanza alto. È un tiro fino a 7500 giri. All'uscita dai tornanti la spinta è vigorosa, tenendo però marce molto basse. Tutta questa erogazione è accompagnata da un sound che ti fa venire voglia solamente di tenere il pedale dell'acceleratore giù. Il cambio è molto preciso e il divertimento è proprio nella rapidità degli innesti, che trasformano una semplice passeggiata in una prova speciale. Tra una marcia e l'altra la spinta rimane costante, riesci sempre a trovare il rapporto giusto in ogni condizione di guida e in pista ha dato il meglio di sé. L'assetto è completamente originale e ha fatto sentire un po' di rollio. Meriterebbe un assetto magari regolabile, ma il potenziale è tanto. Con una guida un po' maliziosa e sfruttando le forze in gioco si riesce a caricare il muso, alleggerendo così il retrotreno e chiudere la curva, soprattutto nel misto stretto. Il discorso cambia se decidi di esagerare. Allora lì la Clio vi presenterà il conto con un bel sottosterzo che rimane comunque gestibile. I freni sono completamente diversi dalla Clio 16 valvole. Il poderoso impianto frenante Brembo è perfetto. Praticamente è la giusta intesa tra performance e sicurezza, con staccate al limite, ma limite limite. Il volante riesce a comunicare la giusta padronanza al pilota. Pista o strada, non importa, in qualsiasi situazione riesce a dare tantissima maneggevolezza. La Clio RS è una fonte di divertimento unica, mantiene quel giusto equilibrio tra estetica e meccanica, rimanendo così un insospettabile animale da pista. È capitato negli episodi precedenti di avere un occhio di riguardo nei confronti di un modello specifico, ma oggi è difficile, perché da una parte abbiamo lei, un motore eccezionale, un assetto efficace e un telaio che non ha nulla da invidiare alle sportive moderne. E di qua abbiamo lei, un motore potente, un cambio preciso e un ottimo equilibrio generale che la rendono all'altezza di ogni situazione. E voi cosa ne pensate? Clio 16 valvole o Clio RS? Scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale, un like mi raccomando, ciao e alla prossima!